Dunque, dicevo, benvenuti a questo incontro. Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione energetica ed ecologica e di valutazione di impatto ambientale. Come dicevo, mentre il microfono era disattivato, questo è il terzo incontro del ciclo di incontri programmati a settembre e dedicati alle modifiche normative introdotte dal decreto legge 77-2021 volte alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti amministrativi per cittadini e imprese. Il quarto incontro è previsto per il 28 settembre, il quarto incontro ed ultimo di questo ciclo, e tratterà il tema dell'impatto delle misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di valutazione ambientale strategica. Io sono Lorina D'Agostini del Formez PA, vi darò un supporto nel corso di questo incontro e farò una breve introduzione prima di lasciare la parola alle relatrici di stamattina. Allora, questo incontro, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta appunto si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla semplificazione, che Dipartimento che ha dato mandato al Formez PA di attivare il progetto stesso. Queste sono tutte le tematiche all'interno dei webinar e dei seminari che sono stati realizzati nel corso, nell'ambito del progetto. E qui vediamo il numero dei partecipanti alla data del 31 agosto 2021. Il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar: hanno partecipato ai seminari 4.575 partecipanti, scusate il gioco di parole. Hanno invece aderito ai webinar, sempre alla data del 31 agosto 2021, 29.583 partecipanti. Questa infografica riporta invece il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per regioni. Il numero maggiore dei seminari, il numero maggiore di partecipanti ai seminari proveniva dalla regione Campania e il numero maggiore di partecipanti ai webinar proveniva dalla regione Sardegna. Dunque, questa infografica riporta invece gli enti di appartenenza dei partecipanti. Il maggior numero proveniva dai comuni, sempre alla data del 31 agosto 2021. Queste sono le attività realizzate all'interno del progetto, sempre al 31 agosto 2021. Dunque, le scorriamo insieme. Sono state realizzate 139 attività tra seminari, workshop, corsi learning e webinar di sensibilizzazione e formazione con 35.426 partecipanti e 2.210 amministrazioni. Sono stati costituiti e attivati 7 centri di competenza regionali in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia, e sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e sono state realizzate comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Dunque, come dicevo appunto all'inizio, il mese di settembre è stato dedicato a questo ciclo di incontri sulle novità introdotte dal decreto legge 77-2021, governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. E ricordo ancora, per chi, a favore di chi si è collegato in questo momento, che l'ultimo incontro di questo ciclo è previsto per il 28 settembre. È già possibile iscriversi, a questo webinar, sul sito di Eventi PA e tratterà il tema dell'impatto delle misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di valutazione ambientale strategica. Questi sono i centri appunto di competenza pienamente attivi, li ricordiamo ancora: Basilicata, Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia Giulia, Sardegna.
Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. E i centri di competenza si sono rivelati degli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Dunque, questa è la pagina di Eventi PA su cui è possibile trovare tutte le attività che sono state svolte nell'ambito del progetto. E veniamo all'incontro di stamattina. Dopo la mia introduzione, lascerò la parola a Carmen Juvone e Giuseppina Liuzzo, entrambe esperte di semplificazione del Formez PA. Vedo già la dottoressa Juvone collegata. E poi lasceremo, come di consueto, uno spazio alle risposte alle domande che vorrete porre in chat. E alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Dunque, queste sono le tematiche che tratteranno le relatrici, la nuova procedura di via veloce prevista dal decreto legge numero 77-2021, le principali novità e le innovazioni di processo e di procedimento e l'impatto sulla pianificazione e gli interventi per la transizione energetica, la transizione ecologica e la resilienza. Dunque, velocemente ricordo che potete scrivere in chat le vostre domande, che come di consueto l'incontro è registrato e sia la registrazione che le slide saranno disponibili entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata all'evento. E infine ricordo un'ultima cosa sui questionari, scusate, sugli attestati di iscrizione che vengono rilasciati a quanti si sono iscritti al webinar e seguono almeno il 20%. Sarà possibile scaricarli autonomamente nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. Lascio la parola a questo punto alla dottoressa Juvone e provvedo a proiettarne le slide. Grazie, Grazie buon Dorina. lavoro. Aspettiamo le slide. Buongiorno a tutti. Sì, arrivano. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa iniziativa che è stata poc'anzi appunto presentata. Diciamo nel contesto delle attività del progetto semplificazione. Quindi l'oggetto dell'intervento attiene alle novità in materia di procedimento di VIA recate dal nuovo decreto semplificazioni, novità che attengono sostanzialmente a una semplificazione degli iter procedurali nell'ottica della cosiddetta semplificazione per il rilancio, cioè garantire procedure più rapide, più veloci, più rispondenti alle nuove esigenze imposte dal PNRR. Il procedimento di VIA, come è a tutti ben noto, quindi è una mera introduzione, ha una derivazione comunitaria e quindi il nostro ordinamento interloquisce continuamente con il livello comunitario in merito al corretto recepimento delle direttive comunitarie in materia. E il rilievo ovviamente è dato dal fatto che l'oggetto di questo procedimento attiene a progetti che possono avere impatti significativi e anche negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Pertanto la finalità che risulta perfettamente, diciamo, evincibile dall'articolo 5 del codice dell'ambiente, che definisce il procedimento di valutazione di impatto ambientale, evidenziandone la particolare complessità istruttoria, e la finalità è quella di proteggere la salute umana, contribuire a un miglioramento della qualità della vita attraverso un ambiente salubre, e soprattutto è finalizzata a un'attività di bilanciamento di contrapposti interessi pubblici che nel procedimento di VIA sono numerosi perché appunto attengono sia a interessi di carattere economico ma anche di carattere urbanistico, naturalistico e paesaggistico. Quindi certamente l'oggetto e la finalità del procedimento ci fa comprendere la particolare complessità
di questa attività e quindi anche la difficoltà, come dire, di arrivare a tempi più ragionevoli, laddove gli interessi pubblici coinvolti sono tanti e spesso contrapposti tra loro. La derivazione comunitaria. La derivazione comunitaria è data dal fatto che la disciplina europea sulla VIA è stata codificata in modo organico da una direttiva del Parlamento europeo alla luce dei principi europei di precauzione e prevenzione dei danni ambientali. I primi provvedimenti nazionali sono a tutti noti. C'è stata nel 2020 con una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per una non conformità alla normativa europea in materia di VIA. Questo a proposito del fatto che abbiamo questo dialogo costante con le istituzioni comunitarie in questa materia, in quanto ad avviso della Commissione, non c'era stato un adeguato recepimento delle, direttive comunitarie nell'ambito del cosiddetto codice ambiente. Diciamo, procedura di infrazione è stata comunque archiviata, come risulta da un comunicato del 24 febbraio 2021 del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E diciamo l'archiviazione di questa procedura di infrazione è stato anche il frutto delle novità che erano state introdotte col precedente decreto semplificazioni, il decreto legge numero 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge numero 100 20, che ha dato risposte ad alcuni dei rilievi eccepiti dalla Commissione europea con la procedura di infrazione. Su quanto diciamo, sulle novità contenute nel decreto semplificazioni numero 76 del 2020, si rinvia ovviamente per ragioni di tempo a diciamo, un webinar tematico che è stato svolto sempre nell'ambito del progetto semplificazione il 9 febbraio 2021. E quindi per chi fosse interessato e non ha partecipato al webinar organizzato appunto nel mese di febbraio, potrà trovare su Eventi PA le slide e le registrazioni di tutti gli interventi che erano stati svolti in proposito. La caratteristica della derivazione comunitaria del procedimento di VIA è stata oggetto anche di analisi da parte sia della giurisprudenza costituzionale che della giurisprudenza amministrativa. E questo perché? Perché si tratta di un procedimento che origina contenzioso proprio sia con riferimento all'assetto delle competenze istituzionali dei diversi livelli di governo, proprio perché abbiamo ambiti di intervento statali e regionali, come ben sapete, ma anche in relazione al sindacato che può esercitare il giudice amministrativo in merito al provvedimento di VIA. Richiamo qui praticamente alcune decisioni, senza alcuna pretesa di esaustività, ma giusto per dare, come dire, alcune coordinate interpretative. Quindi abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale piuttosto recente del 2018, che evidenzia come la VIA è un istituto comunitariamente necessitato, in quanto diciamo, è uno strumento proprio per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un'attività antropica sulle componenti ambientali e le conseguenze che queste possono avere sulla salute umana e sulla tutela dei valori ambientali. E certamente, ecco, la caratteristica che evidenzia in
in questa decisione il giudice delle leggi è proprio tra una dimensione partecipativa e informativa di questo procedimento, che è particolarmente forte e strutturato, e la funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato in una determinata fattispecie, in una determinata procedura. Pertanto, anche in sentenze precedenti, diciamo, la Corte Costituzionale ha evidenziato come l'obbligo di sottoporre un determinato progetto alla procedura di VIA è necessitato dal valore della tutela ambientale, che è un che in materia di competenza statale, come appunto sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera S della Costituzione. Quindi questo un po' per dare in estrema sintesi, come una pillola, diciamo, dei criteri interpretativi usati dal giudice delle leggi, ma anche la giurisprudenza amministrativa, scusatemi, che è particolarmente copiosa anche su questo argomento, diciamo, ha dato interpretazioni di grande interesse. Quindi abbiamo, diciamo, questa decisione che vi ho richiamato del 2020, in cui la procedura di VIA viene definita come attività, procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente, finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. Si tratta di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente di determinati interventi progettuali. Certamente, ecco, sempre con riferimento ai criteri interpretativi dati, quello dalla giurisprudenza amministrativa, quello che rileva in questo tipo di procedimento è la natura discrezionale e l'ampia latitudine della discrezionalità anche esercitata dall'amministrazione in sede di VIA. Infatti, si evidenzia che cosa? Che il giudice amministrativo in sede di contenzioso non può sostituirsi all'amministrazione, ma può solo verificare l'attendibilità delle valutazioni sotto il profilo della correttezza con riferimento al criterio tecnico prescelto e al procedimento applicativo. Anche qui ho voluto richiamare alcune decisioni solo per dare un pochettino conto anche di questo apporto che è fondamentale per comprendere, diciamo, le difficoltà che in alcuni casi si riscontrano nell'applicazione di questa procedura, in quanto, diciamo, spesso la fase del contenzioso caratterizza appunto il provvedimento di VIA. Ma veniamo a noi, all'ultimo decreto semplificazione, la semplificazione per il rilancio. Nel testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato trasmesso all'Unione Europea, è stata evidenziata la necessità di una profonda semplificazione delle norme in materia ambientale e in particolare delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale. Quindi si prevede che cosa? La via veloce, per venire al tema del nostro incontro, di sottoporre le opere del PNRR ad una speciale via statale che assicuri una velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento, demandando ad un'apposita commissione lo svolgimento delle valutazioni in questione attraverso modalità accelerate, come già previsto per il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.
Nello stesso piano si evidenzia, nel piano nazionale nel PNRR, che il coordinamento tra il PNR e i piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, istituito con il decreto legge numero 22 del 2021, al quale partecipano, oltre al Presidente del Consiglio, i ministri della Transizione Ecologica, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Quindi un comitato in cui ci sono più voci, anche le politiche sociali, ambientali e forestali. Sul punto, per un'analisi più dettagliata di questo specifico profilo, io rinvio a il dossier volume primo curato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, Atto Senato 2332, che voi trovate su internet. Quindi sono tutti, laddove rinvio a dei documenti di approfondimento, sono tutti reperibili online. Quindi nel nuovo decreto semplificazione abbiamo un blocco di misure che attengono praticamente alla procedura di VIA e sono appunto gli articoli 17 e 28. Qual è la principale finalità di queste disposizioni? Che certamente noi non possiamo andare ad esaminare analiticamente nei vari passaggi, ricostruiremo nelle linee generali, ma le finalità che sono state principalmente evidenziate in merito a questo intervento normativo è quella di integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del PNIEC al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR e operare un intervento di semplificazione su la disciplina VIA e VAS che verrà trattata nel prosieguo di questo nostro incontro. Quindi la prima disposizione che viene in rilievo è l'articolo 17, comma 1, lettera A, che riscrive l'articolo 8,2 bis del codice dell'ambiente al fine di ampliare l'ambito di attività della commissione tecnica PNIEC anche ai progetti del PNR. Conseguentemente la Commissione assume la denominazione di Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR e PNIEC. La composizione della Commissione viene incrementata da 20 a 40 componenti in ragione del fatto che viene estesa l'attività della preesistente Commissione anche ai progetti del PNR. E vengono forniti anche criteri tecnici e procedurali, si prevedono, in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, articolo 8,2 ter del codice dell'ambiente. Su questo aspetto ci sono schede di approfondimento e di dettaglio nel dossier richiamato anche precedentemente. L'articolo 18, le competenze in materia di VIA. L'articolo 7 bis, le opere e le infrastrutture necessarie alla realizzazione dei progetti strategici per la realizzazione della transizione energetica del Paese, inclusi nel PNR e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti. Quindi cosa vuol dire questo inciso? Vuol dire che la dichiarazione di pubblica utilità attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce il presupposto per eventuali procedure espropriative. L'articolo 19 integra e modifica gli articoli 19 e 20 del codice ambiente. Seguiamo, come dire, un'impostazione
sistematica, proprio una lettura di queste disposizioni, proprio per che spesso sono state, come dire, introdotte delle modifiche anche a carattere molto specifico, quasi chirurgico, nel contesto del codice dell'ambiente, che ha già una impostazione, una lettura molto, diciamo, tecnica e a tratti anche piuttosto complessa per i numerosi rinvii che vengono operati all'interno del codice tra le varie disposizioni. Quindi le principali modifiche procedimentali, l'articolo 19,4 del codice dell'ambiente presenta questa modifica: si riduce da 45 a 30 giorni il termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alle autorità competenti in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. Quindi la finalità di questa prima modifica è quello di uno snellimento procedurale attraverso una riduzione dei termini, una tecnica usata spesso nell'ambito delle politiche di semplificazione, proprio perché la riduzione dei termini ha un carattere di sua natura estremamente trasversale e generale, proprio perché serve a omogeneizzare l'attività di tutti i soggetti istituzionali che hanno competenza in merito ad una determinata procedura. Quindi è per antonomasia la riduzione dei termini uno strumento, una misura di semplificazione. Poi l'articolo 19,6, anche qui abbiamo un intervento in merito alla riduzione dei termini, in quanto l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso il proponente può richiedere per una sola volta la sospensione dei termini per un periodo non superiore a 45 giorni per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Anche qui, vedete, è fortemente procedimentalizzata l'attività della pubblica amministrazione proprio per individuare un binario definito per lo svolgimento anche dal punto di vista della tempistica di questa procedura. Il comma 7 prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi o negativi. Anche qui ritorna quell'esigenza di bilanciamento tra contrapposti interessi che la giurisprudenza ha sempre evidenziato in merito a questo procedimento complesso della VIA, il cui dato caratterizzante è proprio il coinvolgimento tra interessi diversi e spesso contrapposti tra di loro. Quindi bisogna, sì, da un lato incentivare la semplificazione e l'accelerazione della procedura, ma nello stesso tempo mantenere chiaramente un'attenzione di tutela e di valutazione rispetto agli altri interessi che possono venire in rilievo nell'ambito di questa procedura. Ancora modifiche che attengono alla disciplina della consultazione preventiva, di cui all'articolo 20 del codice dell'ambiente, che era già stato riscritto in parte dall'articolo 50,1 del precedente decreto semplificazioni, il numero 76 del 2020. Il proponente quindi ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. Su questo, a tal fine, il proponente trasmette in formato elettronico una proposta di elaborati progettuali. L'autorità competente trasmette il proprio parere al proponente entro
30 giorni dalla presentazione della proposta progettuale. Quindi anche in questo caso un intervento sui termini. Su questo specifico aspetto tornerà certamente la collega Liuzzo che tratterà di questi profili. Ecco, l'articolo 20, la cosiddetta diciamo via veloce, ecco, una nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale per gli interventi PNRR e PNIEC. Quindi si interviene in particolare sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 25 del Codice dell'Ambiente, concernenti rispettivamente i progetti non inclusi, scusate che è andata avanti la slide, i progetti non inclusi nel PNR PNIAC e quelli invece inclusi. Quindi nel caso di progetti, l'articolo 25,2 di competenza statale, l'autorità competente entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di 30 giorni. Nei casi di cui a questo comma, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, stante la particolare natura tecnica del progetto, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Quindi anche in questo caso sono tutti interventi finalizzati a una chiara procedimentalizzazione, a una tempistica ridotta e puntuale dello svolgimento delle diverse fasi procedurali. Quindi la nuova procedura di via veloce, quindi vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA per i progetti PNR e PNIEC dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria, si passa ai 175 della procedura veloce al netto dei tempi a favore del proponente. Della commissione ad hoc abbiamo già parlato commentando l'articolo 17 e su questo specifico punto vi invito a consultare le slide di presentazione del decreto legge 77 del 2021 aggiornate al 28 luglio 2021 diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto semplificazioni, semplificare per il rilancio. Quindi qui avete l'indirizzo, è tutto online e sarà certamente un utile completamento a alcuni aspetti, diciamo, illustrativi di questa via veloce. Ecco, pertanto questo termine di 175 giorni è la risultante dei seguenti termini. Questo è un prospetto che è evidenziato sempre nel servizio bilancio del Senato, richiamato anche in precedenza, con il relativo indirizzo mail, indirizzo internet, scusate. Quindi abbiamo praticamente i termini, sono 15 giorni dall'istanza di avvio del procedimento, entro i quali l'autorità competente deve provvedere alla verifica dell'istanza medesima e quindi ad attivare la fase di consultazione. 130 giorni dall'inizio della fase di consultazione entro cui la nuova commissione PNRR e PNIEC deve pronunciarsi, 30 giorni successivi al parere della predetta commissione entro cui deve essere adottato il provvedimento di VIA. Questa quindi, diciamo, è la procedura di via veloce in senso stretto, che viene ulteriormente supportata dalla previsione dei poteri sostitutivi che ricorrono in altre disposizioni di questo decreto semplificazioni e di cui avrete parlato certamente, di cui è possibile esaminare
vari contenuti anche nel webinar che è stato fatto il 7 settembre da altri colleghi del progetto, e il potere sostitutivo viene quindi introdotto anche a proposito della nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale per gli interventi sempre PNRR e PNIEC. Quindi si prevede una disciplina unitaria per i progetti richiamati, sia per quelli esclusi, delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo. Quindi cosa dice l'articolo 25,2 quater del Codice dell'Ambiente? In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle commissioni di cui all'articolo 8, il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 90, acquisito, qualora la competente commissione non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di 30 giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica, ovvero in caso di rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della Cultura, il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 90 provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi 30 giorni. Quindi anche in questo caso abbiamo una chiara procedimentalizzazione dell'attività per lo svolgimento del potere sostitutivo. Quindi ho preferito riportarvi la norma in quanto diciamo forse è per far evidenziare maggiormente le novità che sono state introdotte all'articolo 25,2 quater codice ambiente. E viene inoltre previsto un rimborso, ecco l'altro elemento a proposito di questi interventi, il rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti in oggetto, in esame. Questa, diciamo, l'obiettivo quindi di semplificare per il rilancio attraverso la riduzione dei termini delle diverse attività, e, attività istruttorie, attività di consultazione, attiene pertanto anche alle novità che sono state introdotte con l'articolo 24 del Codice dell'Ambiente, proprio la riduzione dei termini per i procedimenti sottoposti alla cosiddetta fast track, una corsia preferenziale accelerata. Quindi la consultazione del pubblico, acquisizione di pareri e consultazioni trasfrontaliere. Quindi il termine di 30 giorni per i progetti del PNIEC in luogo del termine generale di 60, quindi una riduzione anche di questo termine, dalla consultazione dell'avviso al pubblico per la consultazione pubblica dei progetti. Il termine di 15 giorni e non più di 30 per i progetti sempre relativi del PNRR e del PNIEC, ovvero finanziati dal fondo complementare, entro il quale le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o le integrazioni apportati agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente. Certamente, ecco, ulteriori modifiche, aspetti di rilievo attengono anche al provvedimento unico in materia ambientale previsto dall'articolo 27 del Codice dell'Ambiente. Questo ambito di applicazione riguarda i procedimenti di VIA di competenza statale. Le novità attengono quali sono le finalità delle modifiche introdotte: agevolare la formulazione delle istanze, delimitando il contenuto del PUA, quindi del provvedimento unico ambientale, alle sole autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 dell'articolo 22, richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
Sono modificati quali sono gli interventi principali, il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA che viene spostata temporalmente in avanti dopo che si è conclusa l'acquisizione delle osservazioni con il pubblico. Quindi anche in questo caso alcuni interventi di semplificazione caratterizzati da praticamente una maggiore razionalizzazione dello svolgimento della procedura. Certamente, ecco, la tematica andrebbe su questo profilo del provvedimento unico, potrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni, ma il tempo è piuttosto limitato, quindi rinvio sempre alle schede descrittive che sono veramente complete e chiarissime di questo servizio studi curato dal servizio bilancio del Senato. Ecco, nuove misure sono date anche in materia di VIA regionale, quindi l'articolo 26 bis, il nuovo articolo 26 bis del codice dell'ambiente. Quindi l'oggetto di questa disposizione sono i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, perché voi, come è a tutti ben noto, questa suddivisione tra gli ambiti di intervento statali e regionali è quello che poi origina anche il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale a cui abbiamo così fatto un breve cenno di inquadramento, sempre per fornire una cornice di contesto di una materia e di una procedura che è di grandissima complessità ma anche di enorme interesse. Quindi l'oggetto di questo nuovo articolo 26 bis sono i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. C'è una richiesta del proponente, quindi l'avvio di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo numero 152. Qual è la finalità? Snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in esame le molteplici amministrazioni, proprio stante la trasversalità e complessità degli interessi in gioco in questo tipo di procedimento. Quindi si prevede una conferenza di servizi preliminare semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241 del 90, con tempi che possono essere ridotti fino alla metà con le medesime amministrazioni ed enti e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l'approvazione del progetto, cioè la finalità della norma è quello di favorire un dialogo collaborativo tra proponenti e amministrazioni coinvolti, proprio per favorire l'elaborazione di un progetto che sia il più possibile diciamo che possa avere un esito positivo, quindi che possa essere approvato. Quindi migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale anche con riferimento alle metodologie e alle soluzioni adottate. Quindi l'articolo 27 bis, la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale viene attivata su istanza del proponente nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale. Qui descrivo un pochettino i contenuti di questa norma. Le modifiche introdotte sono finalizzate a fornire precisazioni sulle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche. Quindi anche in questo caso c'è, come dire, la volontà di favorire un dialogo collaborativo, uno scambio di informazioni per
questo tipo di procedimenti. Quindi viene eliminato dall'articolo 27 bis il termine adeguatezza che compariva nella precedente formulazione del comma 3 e che nella prassi applicativa aveva dato origine ad alcuni dubbi interpretativi per, come dire, definire, individuare con esattezza l'attività da svolgere. Quindi l'autorità competente è tenuta ad effettuare la valutazione della completezza della documentazione presentata dal proponente. Si amplia la portata delle osservazioni del pubblico. Il comma 7 che cosa prevede? Che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone esplicita indicazione, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza di servizi, questo strumento chiaramente di raccordo, quindi e di semplificazione, rappresentato dalla conferenza di servizi, e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. Quindi anche qui una ben chiara procedimentalizzazione e una sequenza delle diverse fasi con riferimento al provvedimento autorizzatorio unico regionale. La determinazione competente, ha anche in questo caso un'ultima disposizione che viene appunto introdotta, è quella relativa agli articoli 6 e 7 bis del codice dell'ambiente, quindi determinazione dell'autorità competente preavviso di rigetto. Quindi la norma integra gli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo numero 152 del 2006, al fine di individuare con certezza l'autorità competente nel caso di opere e interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie, rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale. L'articolo 6, comma 10 bis del codice dell'ambiente, a seguito delle modifiche che ha introdotto il decreto semplificazione, prevede che ai procedimenti, che adesso vediamo nella slide successiva quali sono, di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 6, nonché dell'articolo 28, non si applica quanto previsto all'articolo 10 bis della legge 241 del 90, il cosiddetto preavviso di rigetto. Come è a tutti ben noto, nei procedimenti a distanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Si tratta di una fase di contraddittorio che è appunto garantita nell'ambito della legge 241 del 90 e questa comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento. Pertanto, i termini di conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere, sancisce espressamente l'articolo 10 bis della 241, 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o in mancanza delle stesse dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Quindi c'è, come dire, una fase di sospensione della sequenza procedimentale. Il preavviso di diniego, come
più volte ha evidenziato anche la giurisprudenza amministrativa, è un atto di natura endoprocedimentale, è un atto procedimentale di natura predecisoria, che non è autonomamente impugnabile, perché non è lesivo dell'interesse, del bene, della vita del soggetto destinatario del provvedimento e che avverte l'istante dei motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda, invitandolo a presentare le proprie osservazioni. Ora viene questo breve chiarimento per comprendere la scelta che ha operato il decreto semplificazioni, prevedendo che questo istituto di carattere generale finalizzato a garantire questo dialogo con il proponente non si applica ai seguenti procedimenti, che sono praticamente elencati in questa slide. Quindi il procedimento di verifica di assoggettabilità via articolo 6,6, i procedimenti di via articolo 6,7, i procedimenti preliminari finalizzati all'individuazione dell'eventuale procedura da avviare in relazione a modifiche, estensioni, adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a via o a verifica di assoggettabilità via, di cui all'articolo 9, al comma 9 dell'articolo 6, e infine all'attività di monitoraggio. Quindi a questi procedimenti non si applica il preavviso di rigetto. Anche in questo caso l'intervento operato dal decreto di semplificazioni ha una chiara finalità di evitare anche interruzioni procedurali, sospensioni di termini, nell'ottica di garantire la massima celerità e tempestività nello svolgimento del procedimento. Per ulteriori approfondimenti ci sono queste schede anche normative molto chiare e molto puntuali, dettagliate, a cui rinvio sempre in questo dossier del curato dal servizio bilancio del Senato, aggiornato a luglio 2021. Quindi da questo inquadramento che noi abbiamo potuto fare, necessariamente sintetico, ma qualora da parte vostra ci potranno essere, elementi di ulteriore approfondimento su singoli aspetti, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ad esempio, faccio un caso che è già stato oggetto di altri webinar nell'ambito di questo progetto da parte di altri esperti e che trovate sempre su Eventi PA del 2020 o anche su altri specifici profili, non avete che da segnalarlo, perché noi siamo sempre, disponibili ad affrontare le tematiche interpretative e applicative di vostro maggiore interesse. A questo punto, io ho esaurito la mia presentazione per ora. Ecco, mi mancava l'ultima norma, scusate, ma mi ero lasciata prendere dalla foga perché non voglio sottrarre spazio alla mia collega, l'architetto Liuzzo. Ecco, l'istituto dell'interpello ambientale. Anche questa è una disposizione di grande interesse, in quanto viene creato con l'articolo 27 un istituto di consulenza giuridica per garantire criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza per le pubbliche amministrazioni in materie ambientali. Quindi si dice, la disposizione cosa prevede? Che le regioni, tutti i livelli istituzionali che hanno competenze in materia ambientale, quindi regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, città metropolitane, comuni, ma anche associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o quelle presenti in almeno di 5 regioni, possono inviare al Ministero della Transizione Ecologica istanze
istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta delle istanze deve essere data entro 90 giorni dalla data della loro presentazione. Quindi il Ministero della Transizione Ecologica quindi, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze nell'ambito della sezione informazioni ambientali del proprio sito internet istituzionale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo numero 33 del 2013. La presentazione delle istanze, ovviamente in questo caso si precisa, che non ha effetto, non ha un impatto sulle scadenze, previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Quindi è, come dire, un'attività di consulenza proprio giuridica che viene offerta e che non ha alcun tipo di incidenza sullo svolgimento temporale, sulla tempistica delle diverse fasi procedurali dei procedimenti in materia ambientale. Si tratta di un'attività che certamente favorirà prassi interpretative e applicative omogenee in un ambito che di particolare, diciamo, rilievo, di particolare impatto economico, ma anche sociale e territoriale. A questo punto ho esaurito fino la mia ultima slide e quindi lascio a questo punto la parola all'intervento della collega architetto Liuzzo che svolgerà appunto il suo intervento su altri aspetti di questo decreto semplificazioni. Vi ringrazio per attenzione e vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie dottoressa Iuone. Ecco la dottoressa Liuzzo. Provvedo a proiettare le Sì, grazie. Intanto porgo un grande saluto a tutti, bentrovati. Oggi completeremo e integreremo un ciclo di comunicazioni che abbiamo focalizzato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sui fondi che sostengono la sua attuazione a partire da febbraio. Soprattutto del 9 febbraio 2021, ma anche il webinar del 2 marzo 2021, dove già il programma è stato analizzato per l'impatto atteso a quella data e con quei contenuti, e sulla base delle tipologie degli interventi che avrebbero appunto attivato le procedure di valutazione ambientale. Come sapete, il piano è stato consolidato con la decisione del mese di agosto del 2021, firmato dal Presidente del Consiglio, e quello che noi stiamo analizzando, quindi le modifiche e le innovazioni, soprattutto contenute nell'ultimo riferimento normativo, che è la legge 108, che ha convertito in legge il decreto legge 77 del 31 maggio 2021, è tutto figlio del PNRR. In che senso? Se vi ricordate e se lo conoscete il programma, ma vi invito a leggerlo perché si perde anche il senso dell'integrazione, dell'armonizzazione di tutto ciò che sta accadendo nel nostro paese e la lettura è consigliabile. È il piano che ha naturalmente suscitato e attivato un insieme appunto di legiferazioni, di leggi delega e di innovazioni procedimentali, soprattutto per una grande e importante motivazione. La motivazione è che tra gli strumenti individuati per il successo e per l'attuazione del piano c'è la pubblica amministrazione. In tutte le sezioni del piano e in tutte le azioni sono state individuate precise responsabilità e attribuzioni di competenze alla pubblica amministrazione
ma soprattutto è stato immaginato un imponente reclutamento, sia con le mobilità, sia con gli atti di interpello, sia anche con i concorsi veloci e basati sulle competenze, cosiddetti concorsi per titoli all'interno degli interpelli, che stanno movimentando la pubblica amministrazione. In che senso? La pubblica amministrazione è il braccio operativo di una rivoluzione legata all'obiettivo della transizione ecologica che sarà attuata e in parte realizzata anche in un triennio. Sappiamo benissimo che vanno e andranno a rendicontazione a partire da dicembre 2023. E questo lo dico anche per i quesiti che ho letto nel frattempo, andranno a rendicontazione tutti gli interventi del pacchetto coesione, quindi del cosiddetto React-EU. Quindi il piano, che vi consiglio appunto e vi sollecito a leggere, sul quale faremo degli approfondimenti per la tematica che andremo ad analizzare. Il piano quindi mette in moto la pubblica amministrazione, appunto, sia in termini di competenze, ma sia in termini di uffici, perché le semplificazioni che sono state illustrate solo per l'ambientale, ma ve ne sono altre, e non sono quindi soltanto legate ai procedimenti ambientali. Praticamente metteranno in atto dal momento in cui i progetti cominceranno ad avviarsi, quindi l'avvio a regime non del progetto ma del procedimento, quindi metteranno in atto tutto un processo che non avrà mai interruzione. L'obiettivo, lo scopo e la finalità precipua dell'innovazione anche in materia di appalti, che anche quella ha subito delle importanti innovazioni, è tutta volta e orientata a non interrompere mai il procedimento avviato, pena la perdita del finanziamento. Ecco perché le innovazioni di processo e anche la riduzione dei termini, ma anche le facilitazioni di processo, lo vedremo all'interno anche del cosiddetto PAUR o provvedimenti autorizzativi ambientali unici regionali, anche lì, siccome c'è molto REACT all'interno dei piani complementari, all'interno delle agende urbane delle città metropolitane, all'interno delle aree interne, ovviamente anche lì le regioni, insieme ai comuni, agli enti locali, ma le regioni sono chiamate a fare la loro parte e anche per loro ci sono degli aspetti di innovazione molto importanti. Quindi abbiamo detto effettivamente che noi abbiamo strutturato un'importante governance di questo piano, che lo vedremo sia nell'ottica appunto di ciò che abbiamo detto, l'obiettivo del rafforzamento amministrativo, ma non ce ne occupiamo oggi, vi rimando alla lettura di una delle missioni importanti del piano, ma soprattutto agli strumenti che sono stati dati in mano alle pubbliche amministrazioni, sia centrali, quello appunto il Ministero, quanto quelle regionali, per poter agevolare le procedure, raggiungere l'obiettivo della spesa, che vi ricordo è un obiettivo preordinato. Noi lavoriamo con i tempi e i ritmi dei fondi strutturali, per intenderci, per cui si va con il regolamento comunitario nuovo, e questo è importante. E quindi questi strumenti di facilitazione devono essere comunque messi in atto alle varie scale e ai vari livelli. E abbiamo visto infatti che il piano è sostenuto sia dai fondi sia dal React-EU, che è appunto il piano complementare e di cui vedremo anche le azioni precipue. Per cui non abbiamo solo il decreto legge 77 convertito nel 108, che dà enfasi ovviamente alle innovazioni di processo, ma abbiamo anche l'importante DL 59, sempre 2021, convertito nella legge 101 per il piano nazionale complementare. Per cui le domande e le ripartizioni di competenze sono anche collegate a precise fonti di finanziamento e a precisi piani e orientamenti, sia nazionali che poi anche orientato, diciamo, alle scelte delle regioni.
ognuno ha i propri compiti. Però detto nel 2 marzo, noi avevamo già individuato ad un livello, diciamo, embrionale di formazione del PNRR, attraverso le missioni che erano state annunciate all'interno del piano, abbiamo cominciato a isolare una serie di interventi che erano passibili di valutazione ambientale appropriata, di verifica di assoggettabilità a VIA, quando anche con gli aspetti collegati all'attivazione delle VAS. E avevamo già collegato questi primi interventi che erano solo stati annunciati. Adesso il piano allega, ma lo vediamo subito, è già la 108 che allegherà l'allegato 1 bis, molto importante, di tutti gli interventi di competenza statale che rientrano nel PNRR PNIEC, che è appunto il piano per l'efficienza energetica e il clima varato dallo Stato. Quindi cosa abbiamo detto? Questo piano, il PNRR, ha organizzato giustamente per il proprio successo una parte relativa di governance e di metodi e strumenti per la sua attuazione, e in questo rientra il rafforzamento amministrativo, il contributo anche che sta dando Formez in questa fase per agevolare e chiarire a tutti i soggetti, siamo tutti soggetti della pubblica amministrazione, anch'io faccio parte di un comune, appunto il comune di Palermo, e siamo coinvolti in questo grande movimento, ma soprattutto dobbiamo considerare che noi stiamo portando avanti, pochissimi anni avanti, una rivoluzione industriale che probabilmente avrebbe dovuto partire circa 30 anni fa, quando già c'erano i primi timidi passi sul fotovoltaico e sull'eolico, e che adesso viene robustita da alcune azioni molto importanti di riconversione per la decarbonizzazione. E queste sono, diciamo, sono gli impatti maggiori, rilevanti, ma più importanti dal punto di vista socio-economico, quindi con i benefici che rilasciano, ma soprattutto sui territori. E vedremo, in che senso i territori verranno messi in gioco proprio dal phase out, per esempio la carbonizzazione. Se vedete il 108 che stiamo analizzando, quindi la legge di conversione del decreto legge 77, vedete dei termini molto importanti e che sono all'interno degli articoli che agevolano la facilitazione e semplificazione soprattutto per le valutazioni ambientali e per i provvedimenti sia edilizi che urbanistici che ne conseguono. E appunto una è la cabina di regia, che è molto importante, è l'organo con poteri di indirizzo politico, di impulso e coordinamento, oltre a fondo di rotazione, il PNC, Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, che è il ruolo della coesione e che è quindi quello che si lavora molto e si gioca molto sui territori regionali. PNRR ormai lo conosciamo, e il regolamento, noi lavoriamo con un nuovo regolamento, già siamo nel sestennio, siamo entrati nel pieno del sestennio 2021-2027, quindi si applica il nuovo regolamento che è importante per la formazione dei bandi, degli avvisi, del sistema di monitoraggio, dell'avanzamento fisico, procedurale, amministrativo ed economico, finanziario del progetto. Infine è importante per la rendicontazione, perché è chiaro che abbiamo degli step molto serrati, la rendicontazione di React è appunto a dicembre 2023, limiti massimi. Poi per i recovery siamo a 2026, quindi anche qui i tempi sono abbastanza stretti. Per questo è importante che le amministrazioni comincino a capire il ruolo e diciamo, l'impatto che questa pianificazione e programmazione ha sul proprio organico e sulla anche capacità di rinnovarsi e ristrutturarsi. A tal proposito, il Ministero ha dato la possibilità, e questo noi lo vedremo, di avvalersi di personale di supporto che vale sia per i ministeri che per le regioni. Abbiamo visto recentemente, in forza del React, varrà anche per le amministrazioni comunali, gli enti locali in genere.
Insieme a questa grande architettura di sistema di governance, si associa la segreteria tecnica, che ha un ruolo molto importante perché il trade union tra la cabina di regia, il governo e il Parlamento, e questo è un ruolo che è stato attribuito anche per la soluzione del dissenso. La segreteria tecnica fa da trade union appunto in caso di ricerca di soluzioni di dissenso che non siano state esperite a valle delle conferenze di servizi per interrogare il Consiglio dei Ministri. E questo è molto importante il ruolo della segreteria tecnica, e sono stati attivati anche i reclutamenti e gli interpelli. Dopodiché, ovviamente, il cuore del sistema, che è quello che ha retto il PNRR in termini di decisione della programmazione, cioè di cosa mettere all'interno del piano, quindi le strutture di missione, vi ricordo sono sei le missioni individuate al PNRR, il tavolo del partenariato che è sempre attivo e aperto per una ragione molto importante, individuata anche dalla 108, che dice che comunque gli interventi di competenza della famosissima, poi vedremo, commissione di cui ha parlato la collega, la commissione tecnica PNRR, PNIEC, questi interventi possono essere ulteriormente integrati da altri interventi. Quindi il tavolo del partenariato lavora attivamente insieme appunto al Comitato delle Regioni e alla cabina di regia per andare a verificare se vi siano delle esigenze che vengono dal basso per accelerare e per raggiungere gli obiettivi di spesa. E la stessa cosa l'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, che è uno dei cuori pulsanti che naturalmente analizza e valuta conformemente alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale le ulteriori eventuali innovazioni di semplificazione e facilitazione. Appunto, è l'ufficio della semplificazione. La cosa importante anche, e non, e questo è fondamentale, il supporto che lo Stato fornirà e ha inteso fornire alle amministrazioni, perché molto spesso con i bandi di React sono abbastanza complessi, gli avvisi, i capitolati e quant'altro, per cui è data la possibilità di stipulare delle convenzioni con Consip e comunque con le società in house accreditate al Ministero che possano supportare le amministrazioni. Tutto questo è una premessa fondamentale perché molto spesso noi della pubblica amministrazione, di una legge, di un piano, di qualcosa che naturalmente siamo frequentemente chiamati a leggere, ad aggiornare, non leggiamo tutto. Però ci sono delle opportunità, tra queste appunto vi ho segnalato, questo è l'articolo 10 e 11, il fatto che viene messo a disposizione del personale, oltre alle convenzioni con esperti Consip, viene messo a disposizione del personale esperto all'interno dell'amministrazione. Questo è importante ed è sicuramente un elemento di vantaggio per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Della commissione tecnica vi ha già parlato la dottoressa Iuvone, molto importante perché la commissione tecnica è quella più incalzata dalle scadenze che sono appunto al massimo ridotte a 30 giorni rispetto, abbiamo visto la procedura, i famosi 30 giorni rispetto ai 60, e i 15 piuttosto che i 30, quindi a seconda delle procedure, dei procedimenti, ovviamente sono procedure e procedimenti molto importanti per l'allegato 1 che adesso vedremo. È composto appunto da 40 esperti, tutti reclutati dalle pubbliche amministrazioni. È in corso il secondo interpello per le università. Si è chiuso il primo per gli enti locali, gli enti regionali e diciamo, le amministrazioni diverse da quella appunto universitaria. Adesso l'università viene chiamata col secondo interpello del 15 settembre.
L'altro ruolo, l'altra diciamo, struttura fondamentale per il successo del PNRR è per l'attuazione, ovviamente tutte le misure che la collega, io, dottoressa, avvocato Iovone ha messo in evidenza, e la sovrintendenza speciale. Noi sappiamo benissimo che tutti i provvedimenti autorizzativi, sia statale articolo 27, sia regionali, poi lo vedremo, in questo caso è quello statale che viene interessato dalla sovrintendenza speciale per il PNRR, attengono, appunto, contengono e contemplano il parere della, paesaggistico e quando anche appunto di verifiche archeologiche e comunque il parere delle sovrintendenze, non soltanto sui piani paesaggistici, ma ovviamente su tutti i vincoli puntuali e le tutele, nonché gli aspetti più complementari che sono gli aspetti di compatibilità delle componenti ambientali. Anche questi aspetti sono, diciamo, entrano nel provvedimento autorizzativo unico, sia statale che regionale, e comunque nelle procedure che noi stiamo analizzando, proprio perché ci sono delle innovazioni di territorio che comportano una valutazione del paesaggio, che vi ricordo è una delle componenti fondamentali che la VIA deve valutare dal 107 in poi. E questo sicuramente è a questo va posta massimo rilievo e attenzione, anche perché la sovrintendenza è uno dei, diciamo, degli enti competenti che può esprimere un dissenso, okay? E non è chiaramente il suo parere, non è assoggettabile al cosiddetto preavviso di rigetto, come vi ha fatto notare la dottoressa Iovone. Va bene, abbiamo visto appunto che il testo coordinato è confluito nel 108. Allora, la cosa importante adesso è farvi visualizzare, perché non è facile, e percepire a livello ministeriale, però poi anche a livello regionale ci sono, soprattutto con React, grandi trasformazioni del territorio. Se richiamiamo un attimo e chiedo alla collega di mettere in condivisione l'allegato 1. Mentre la collega mette in condivisione l'allegato 1, vi dico un po' qual è la genesi di questo allegato. Se voi leggete sempre PNRR, a un certo punto è chiaro che bisogna supportare con un'analisi di scenario le scelte su cui poi la facilitazione, la semplificazione procedimentale, ma anche amministrativa, si focalizza, e questo è importante. Intanto c'è un ragionamento che è alla base del piano, che dice che comunque gli impatti ambientali sono stati già valutati, quelli indiretti, e la loro entità è stata minimizzata con il principio europeo del non arrecare danni significativi. In realtà è famoso Do No Significant Harm, che ispira tutto il piano nazionale e quindi Next Generation. Quindi cosa ti dice già il piano nazionale di ripresa e resilienza? Stiamo attenti che noi siamo in coerenza col principio comunitario di non arrecare danni significativi all'ambiente, perché per la prima volta è di fronte a una vera e propria rivoluzione industriale, probabilmente la terza, per gli effetti che avrà la sperimentazione sull'idrogeno, potrebbe arrecare, cioè qua per la prima volta, per arrivare agli obiettivi della transizione ecologica, e in questo siete chiamati amministrazioni dello Stato, siamo chiamati amministrazioni pubbliche a contemperare gli interessi messi in gioco. Per la prima volta, e lo dicevano già le linee guida sul rinnovabili del 2010, ma lo dice anche la Convenzione di Kyoto, il protocollo di Kyoto, scusate, per la prima volta dobbiamo contemperare le esigenze, ad esempio, di una componente importante quale il paesaggio, okay, l'agricoltura, rispetto a ciò che è
l'efficienza e l'efficacia in termini di abbattimento degli effetti del cambiamento climatico dato dalle rinnovabili. Quindi noi non andiamo classicamente a valutare gli impatti dovuti da, chiamiamole così, tecnologie che non hanno per obiettivo l'ambiente. Per la prima volta contemperiamo gli interessi tutelati dalla Costituzione. Quindi per questo è importante, è fondamentale il contributo dato dalla pubblica amministrazione che questi interessi tutela, ed ecco perché correttamente il piano ha attribuito competenze in termini di decisione sulla valutazione ambientale sia al dirigente generale del ministero preposto, ma ai dirigenti generali delle autorità competenti ambientali regionali, e ha mobilitato la pubblica amministrazione perché per la prima volta vanno valutati questi interessi. Allora, se noi andiamo a scorrere l'allegato 1B, quindi compito abbastanza importante, se noi andiamo a scorrere l'allegato 1B, vediamo che le emissioni sono strutturate e sono performate da interventi molto tangibili. Uno dei primi interventi, che appunto riguarda la dimensione della decarbonizzazione, sono le infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone. Sembra generico, in realtà non lo è. Pensiamo all'articolo 31 del 108 che individua tutte le infrastrutture e tutte le opere che sono necessarie per il phase out dall'utilizzo del carbone in Sardegna, con tutto ciò che comporta una radicale trasformazione dell'economia, delle industrie e dell'utilizzo del carbonio appunto nel comparto energetico. Quindi già ci sono precisi interventi di trasformazione del territorio, del tessuto sociale e di un paesaggio solo per la Sardegna, e voi vedete appunto l'articolo 31, ma non solo per la Sardegna, però la Sardegna che rappresenta il cuore della fornitura e dell'alimentazione, quindi del carburante che regge l'elettrico, parliamoci chiaro, avrà delle trasformazioni molto importanti. Poi lo vedremo anche per VAS, che tipo di impatto potrà avere. Un altro elemento fondamentale che entra in gioco come trasformazione radicale di questa rivoluzione industriale di cui abbiamo parlato sono le infrastrutture e gli impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno, il famoso impianto di Power to X. Che cosa sono questi impianti di Power to X? L'X è il tipo di carburante biologico sostenibile che può derivare da quella quota di produzione dal fotovoltaico e dall'eolico che non viene immessa in rete. Quindi diciamo con le famose quote eccedenti che possono servire soprattutto dal fotovoltaico per intervenire sulla rottura dei legami dell'acqua e produrre appunto diciamo l'idrogeno, liberare l'idrogeno. Voi immaginate tutto questo sistema di industria che viene fuori e di questa impiantistica che con la rottura dei legami dell'acqua, quindi avviene per questo sistema, poi si spinge l'idrogeno per migliorare, per esempio, tutti i biocarburanti, migliorare la prestazione dei biocarburanti e quindi, per esempio, del gas. Ecco, il 2X in questo caso è l'X gas, ma potrebbe essere altro. Quindi immaginate, già solo con due tipi di impiantistiche o tipi di azione, vedete come abbiamo a che fare con scenari assolutamente innovativi e che vanno valutati da esperti competenti, non soltanto
in materia ambientale. Ecco, in questo diciamo, l'interpello della Commissione PNRR è stato ben chiaro, ma esperti competenti, diciamo, nei layout e nell'impiantistica che si va a valutare, quindi fisici, chimici, esperti dell'università, esperti anche tecnici delle pubbliche amministrazioni, quali ingegneri o architetti e quant'altro la pubblica amministrazione possa offrire. Vedo che il tempo scorre, ma purtroppo vi do casomai una pillola e andiamo ad approfondire. C'è tutto l'aspetto della riconversione energetica delle zone industriali e produttive, siamo alla dimensione dell'efficienza delle aree portuali, urbane e commerciali, quindi si va da un livello tipicamente della trasformazione di tutte queste aree, perché immaginate che cambiando tecnologia e impiantistica poi si rimette in moto un territorio che deve essere servito da un'energia più sostenibile e alternativa. E questo è un esempio, un assaggio di ciò che andrà a valutare questa commissione, di ciò che andremo anche noi ad aiutare a valutare, perché poi sentite anche le regioni che fanno parte delle conferenze, cioè non è che le regioni sono tenute da parte, ma sicuramente la decisione è avocata al Ministero, che ha variato anche delle soglie dimensionali importanti del fotovoltaico, che ha elevato la soglia dei 10 mega del fotovoltaico a verifica assoggettabilità piuttosto che a VIA. Queste sono tutte trasformazioni e innovazioni di processo consapevolmente decise dal governo per accelerare questa riconversione industriale per la transizione ecologica. Chiedo cortesemente alla collega Norina di passare invece al contributo del Piano Nazionale Complementare, perché al Piano Nazionale Complementare si estendono tutte le semplificazioni e le facilitazioni previste dal 108 e che saranno valutate sempre in sede di commissione tecnica PNRR PNIEC. Valuterà anche grossi interventi del piano nazionale complementare, quindi perfetto. Questa è la legge 1 luglio 2021 101 che ha convertito il decreto legge 59. Oltre a rispondere incidentalmente a una domanda posta da un collega che ci sta ascoltando. Dice: ma le regioni, in tutto sto marasma, da che punto di vista sono interessate? Che impatto avranno? E non solo a livello decisionale, cosa succederà? Benissimo. Le regioni intanto sono progettiste del PNRR. Tutto quello che è all'interno del PNRR, quindi sia REACT che RFF, è stato interamente progettato insieme a regioni, comuni. Abbiamo tutti presentato delle schede per costruire questo programma. Poi il 2 marzo l'Unione Europea ci ha detto date quest'altra diciamo, caratteristica alla vostra pianificazione, aggiungete questi obiettivi strategici. Il 2 marzo l'Unione Europea ha fatto dei rilievi che poi sono stati, come dire, ricompresi e integrati all'interno del PNRR. Quindi a livello di REACT, che è quello su cui è vero la decisione è sempre e comunque della commissione tecnica, però è pure vero che ci sono interventi nel piano nazionale che riguardano anche pareri della regione. Allora, perché questo piano nazionale è importante? Per un aspetto che poi approfondiremo il 28 quando parleremo di VAS, è che riguarda i piani. Adesso prendo l'articolo relativo. Sono piani urbanistici proprio di trasformazione e sono i piani urbani che
che vengono appunto individuati. Allora, questi piani di rinnovamento urbano che vengono individuati dal piano nazionale complementare, che possiamo ritrovare anche all'interno della strategia delle aree interne, piuttosto che all'interno proprio del PNRR come interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, molti di questi sono assoggettati a VIA. Voi sapete che ci sono delle soglie dimensionali per cui oltre all'avvio della VAS, se in quanto producono delle varianti ovviamente, si attiverà anche la valutazione di impatto ambientale o comunque la verifica assoggettabilità. Ecco perché questi interventi di rigenerazione urbana individuati in vari articoli, quindi non solo per l'edilizia residenziale, che viene sostenuta dal DPR 330, ma per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione di intere parti della città, degli stessi ospedali che possono avere delle grandi, per esempio pensiamo agli ospedali riuniti, se io faccio un grande intervento dei cosiddetti ospedali riuniti in una grande città, è possibile pure che raggiungo quella soglia, quegli ettari all'interno del centro abitato che mi fanno scattare la verifica assoggettabilità. Ecco perché per questi grandi e significativi interventi anche qui lo Stato ha deciso di applicare, qualora non valutasse direttamente, di applicare gli effetti di questa innovazione, sia procedimentale che appunto, diciamo anche amministrativa, perché poi i soggetti che andranno a valutare sono quasi tutti appunto soggetti delle pubbliche amministrazioni. Io ho visto che il tempo è scaduto. Però volevo dire il resto della comunicazione che vi lasceremo e che metteremo in linea, ovviamente puntualizza e comunque gli allegati li abbiamo pure messi e specifica alcuni aspetti dell'innovazione. Io ho visto anche che ci sono delle domande, dico magari anche se il tempo è scaduto, noi alle domande risponderemo ovviamente a tutte quante, le pubblicheremo in tempo Sì, c'è brevissimo, tempo. però sostanzialmente sì, No, dimmi se Carmen. vogliamo rispondere a qualche domanda, io sono disponibile. Dipende da Onorina. Cosa Sì. dice Onorina? Sì, certo, se no appunto noi possiamo farlo anche in diretta. Allora, in effetti sì, il Aspettiamo. tempo è scaduto, abbiamo pochissimi minuti, veramente molto pochi. Ecco, io se volete faccio, Cinque diciamo, minuti, senza togliere la cinque minuti. parola all'architetto, rispondo rapidamente a una domanda, così se poi vuole rispondere lei a un'altra e poi vi manderemo le risposte per iscritto. In una delle prime domande proposte si dice, appunto, sono state introdotte semplificazioni, accelerazioni per le procedure di VIA di competenza regionale, non vi sono indicazioni per le procedure di competenza statale, non vi sono indicazioni per le procedure di competenza regionale. In realtà, come abbiamo visto nella illustrazione, entrambi gli aspetti sono trattati dal decreto semplificazioni, perché per quanto riguarda i progetti di competenza statale, strettamente è la via veloce di cui all'articolo 20 del decreto. Invece, per quanto riguarda le procedure appunto regionali, abbiamo le disposizioni dell'articolo 26 bis e si rinvia pertanto ai contenuti della slide 20. Comunque poi nel dettaglio anche questa prima risposta data online risponderemo per iscritto. Quindi diciamo basta ricontrollare le slide che sono state proposte per vedere che per la competenza statale sono le slide 15-16, per quella regionale la slide 20. Do la parola all'architetto Liuzzo se anche lei vuole fare un breve intervento prima della chiusura. Sì, brevemente. Allora, è chiaro che l'innovazione del Pauro regionale, la grossa, la 26 bis, che
che consente di attivare una conferenza predecisoria. Finalmente questa conferenza di servizi con questa innovazione viene utilizzata al meglio delle proprie prestazioni, cioè anche in fase predecisoria. Il 26 bis è fondamentale all'interno del PAUR, ma ci sono anche altre conferenze, proveremo in materia di VAS e consultazioni preventive tra il proponente o autorità procedente. Una cosa che è scappata un pochino al 108 è che oltre al proponente ci stanno anche le autorità precedenti, che sono spesso, che so, magari i comuni, rispetto poi all'autorità competente ambientale, però vabbè, è una cosa che si perdona al legislatore. Proponenti sono anche le autorità che procedono, per esempio, per una variante urbanistica o per localizzare un'opera pubblica ai fini della VIA. Quindi diciamo il 26 bis è un aspetto molto importante che diciamo, toglie dalla naftalina sta povera conferenza di servizi e pareva si potesse utilizzare solo in fase decisoria, vero avvocato? In realtà per fortuna anche diciamo, le buone leggi, perché pensiamo un po', questa è la 241 del 90, le buone leggi fatte 30 anni fa ancora reggono e soprattutto perché c'è ispirata al principio di bottom up. Cioè dal fatto che comunque anche dal basso, e questo principio è pure statuito dal 108, questa partecipazione e anche l'atto di interpello soprattutto riavviva e rivifica il principio comunque del bottom up, cioè della domanda che proviene da enti diversi dall'autorità competente alla decisione e che invece possono essere aiutati. Per questo dico il proponente, il procedente e i vari soggetti che fanno parte di questo tavolo della decisione. Sono tutte conferenze, sono conferenze di pianificazioni, sono tutte finalmente conferenze che mettono insieme i vari livelli. Io vedo che la collega Onorina pressa, io vi saluto, Grazie. spero non abbiamo avuto. Spero che insomma il tempo a disposizione abbia dato le informazioni. Qualora, appunto, secondo il principio del bottom up, abbiate bisogno di approfondimenti, tutto lo staff del progetto ve li potrà dare. Possiamo rieditare eventuali webinar o diciamo, delle richieste che dovessero provenire. L'assistenza tecnica dello staff di progetto è pronta ovviamente a fornire. Le indicazioni richieste o le richieste di integrazione. Io vi saluto e vi ringrazio per Ringrazio voi, l'attenzione. ringrazio i Grazie per la partecipanti, grazie. partecipazione. E velocemente ricordo che è possibile iscriversi già all'ultimo incontro, quello del 28 settembre, che tutte le risposte saranno messe per iscritto nei prossimi giorni, pubblicate sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata all'evento, che la registrazione, le slide di questo incontro saranno a disposizione sempre sul sito di Eventi PA entro la giornata di oggi. Gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e hanno seguito almeno il 20%, sarà possibile scaricarli nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce ai miei eventi. Io vi ringrazio e ci vediamo. Ringrazio ancora tutti e tutte e ci vediamo il 28 settembre. Grazie mille, grazie. Grazie Onorina, grazie a tutti. Grazie, arrivederci.